Ciao a tutti, sono Cecilia, sono una consulente linguistica e oggi a me l'onere e l'onore di parlare di certificazioni internazionali. Insomma, piacciono a tutti o non piacciono, dipende, però sicuramente sono sicuramente delle, diciamo, delle esperienze imprescindibili in alcune situazioni universitarie e lavorative. Quindi oggi parliamo dell'importanza di queste certificazioni e cosa servono e quale in particolare serve a me, visto che non ce n'è solo una. Vi condivido una presentazione così da poter essere un pochino più agevole seguire il tutto. Esistono diverse certificazioni internazionali e oggi appunto andremo a parlare delle specificità. Qualche dato concreto su quello che sono le certificazioni internazionali in generale. Il 50% dei datori di lavoro offre, diciamo, al candidato con una certificazione internazionale sicuramente una proposta migliore, ok? Quindi già questo dato è fondamentale per capire quanto valore hanno le certificazioni. E sicuramente anche a livello carrieristico, non soltanto appunto quando iniziamo a cercare lavoro, ma anche quando già lo otteniamo, cercare di far carriera dimostrando un certo livello e la certificazione internazionale dà la possibilità del 35% in più di avere appunto un scatto di carriera. Ovviamente le aziende in generale andranno a scegliere un candidato che ha almeno una lingua straniera certificata, ok? Quindi già questi dati fanno percepire quanto è importante ottenerla e fare un percorso affinché appunto riusciamo a passare con una buona votazione queste certificazioni. Diciamo che il livello da ottenere è sicuramente sempre tra il B2 e il C1, altrimenti è inutile avere una certificazione internazionale. Andiamo a vedere come si possono appunto ottenere. Che cos'è una certificazione internazionale? Quindi facciamo un cappello iniziale per capire che cos'è effettivamente a livello, diciamo, formale. È un attestato vero e proprio che ha valore internazionale, fa un po' da lingua franca tra tutti, diciamo, i paesi anglofoni da questo punto di vista. Quindi è qualcosa di riconosciuto da tutte le università e le aziende e qualsivoglia, diciamo, ente e attesta la conoscenza, la competenza comunicativa, scritta, diciamo, tutti i pilastri della lingua di appunto dell'inglese in questo caso. Possono essere diverse certificazioni, in particolare oggi parleremo delle certificazioni linguistiche inglesi. Viene rilasciato da un ente certificatore che è stato riconosciuto come ente certificatore, ok? Andremo a vedere anche gli enti che rilasciano queste certificazioni. Come abbiamo detto prima, perché fare una certificazione internazionale? Allora, uno, sicuramente ambito lavorativo. Avere un curriculum con un'esperienza formativa di questo genere sicuramente fa scalare sia di carriera sia, diciamo, la scelta del candidato è molto più semplice. Sicuramente tra un candidato che ha più o meno lo stesso curriculum ma ha una certificazione internazionale, l'azienda Human Resource andrà, il recruiter andrà proprio a scegliere colui che ha questa certificazione. E questo lo dicono i dati, appunto, li abbiamo visti prima, 50%, 70% e addirittura anche di più negli ultimi anni, crescono sempre di più, perché oramai benissimo fidarsi di quello che il candidato dice, ma scripta manent, dicevano i latini, quindi avere un certificato internazionale è fondamentale. Favorisce appunto l'inserimento nel mondo del lavoro perché sicuramente dà la possibilità anche di essere punto chiave all'interno della propria azienda perché sì, spesso oramai si necessita sempre di più qualcuno che conosca l'inglese e possa fare da ponte magari tra clienti e azienda stessa. Quindi questa cosa diventa fondamentale, tanto che tantissime aziende come primo, diciamo, feedback all'interno del loro, diciamo, della loro richiesta di nuovo dipendente
vogliono sottolineare che ricercano un dipendente con una buona conoscenza d'inglese. Oramai buona conoscenza non è più quello che nel quadro di certificazione europea, comune europeo, è B1, ma è sicuramente tra il B2 e il C1, ok? Tornando indietro, diciamo, nella carriera di una persona, la certificazione internazionale è fondamentale anche in ambito universitario, soprattutto per quello che noi in Italia chiamiamo magistrali o master all'estero, quindi magistrali in Italia o master appunto all'estero, perché appunto per studiare all'estero bisogna, si necessita obbligatoriamente di un'attestazione affinché io possa capire effettivamente quello che sto andando a studiare. Quindi anche lì minimo B2, C1 per poter accedere a delle università all'estero. Parliamo di università non soltanto in paesi anglofoni, ma anche in paesi come Olanda, Danimarca, insomma, tutto anche il nord richiede minimo quel tipo di livello. E anche in Italia. In Italia molte magistrali ad oggi richiedono, dato che spesso sono in inglese le magistrali ultimamente, richiedono un livello minimo per accedervi, altrimenti non si può accedere a queste magistrali. Quindi sia in ambito lavorativo sia in ambito universitario, oramai diventa fondamentale. E, come appunto parlavamo di B2, C1, che cos'è? È il quadro comune europeo di riferimento. Questo per, appunto, essendo, diciamo, una situazione di lingua franca, quindi bisogna che tutti parlino un po' la stessa lingua, nel senso che ognuno conosca che livello appartiene alla 1, alla 2, a B1, B2, appunto, c'è un quadro comune europeo di riferimento che parte dalla 1 e finisce al C2. La 1, A2 sono persone che sanno un livello proprio da principiante. Diventano indipendenti quando arrivi al B1, B2 e poi ovviamente i professionisti, sono i proficient user che arrivano dal C1 al C2 ovviamente. Attenzione che bisogna diciamo avere un livellato, scusate il gioco di parole, tra tutti i pilastri della lingua, quindi scrittura, conversazione, comprensione del testo. E ascolto sono tutti, diciamo, pilastri fondamentali perché io posso essere magari B2 a livello di scrittura, ma B1 a livello di conversazione. Quindi la certificazione linguistica serve molto anche a questo, a livellare su uno stesso livello tutti questi, diciamo, chiamiamole discipline, no? Dello stesso inglese all'interno, però uno può essere bravissimo nella conversazione, ma non essere in grado di comprendere un testo. Quindi questo sarà fondamentale, non si può passare una certificazione senza avere lo stesso livello da tutte le parti. Quindi, e questo quadro comune europeo ovviamente è riconosciuto da tutte le aziende e dalle università. Quindi per quello spesso si dice ah, B1, B2, che livello sei? Perché questo è il quadro comune europeo. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le certificazioni linguistiche più popolari ad oggi, ok? Abbiamo il Cambridge. Il Cambridge è un esame, diciamo, ovviamente riconosciuto a livello internazionale, questo senza dubbio, erogato dal British Council e funzionano tutti più o meno nello stesso modo. Però è uno di quelli che sicuramente porta diciamo, al suo interno il fatto che sia, chiamiamolo perenne, ok, una data di scadenza, ed è un po' la sua bellezza e la sua condanna in un certo senso, perché ovviamente se io ho un first che certifica il mio B2, ma l'ho fatto 100 anni fa, molto probabilmente non sono più B2, ok? Sicuramente però è il certificato anche più, non più complicato, però si svolge in 2 giorni, ha una parte orale, una parte scritta, quindi sicuramente è quello che porta via più tempo e più spazio. È un esame come gli altri, però appunto si svolge in 2 giorni e la particolarità è che dura per sempre. È chiaro che questa cosa bisogna un attimo valutarla, quindi va sempre aggiornato anche un esame come il Cambridge. L'altro esame erogato da quelli che noi abbiamo prima chiamato enti certificatori, in questo caso il British Council, è l'IELTS.
L'IELTS è interessante perché ad oggi si può tenere in presenza o online, cioè è diventata utile questa modalità e si tiene soltanto in un giorno, dura dalle 3 alle 4 ore, viceversa il Cambridge si tiene solo in presenza in questo momento e ovviamente testa le abilità di cui abbiamo parlato prima, speaking, writing, listening e comprensione del testo, quindi reading, questo uguale per tutti, anche il Cambridge. A differenza del Cambridge, che si basa sul quadro comune europeo, quindi il FIRST, il PET, eccetera, sono legati a B1, B2, il CAIA C1, quindi qua si va per punteggi tra 1 e 9. Il punteggio ad oggi, come vi dicevo, per entrare e per ritenere una buona conoscenza, è il punteggio tra 6,5 e 7, minimo. Addirittura alcune università adesso richiedono solo il 7, che è un incrocio tra B2 e C1, B2 upper intermediate, okay, e C1 proficient. Okay? Quindi questo è fondamentale per voi per capire appunto a cosa puntare. Cioè, se io sono una 2, chiaro che probabilmente avrò bisogno di tempo per sostenere un IELTS. Non ha molto senso sostenere un IELTS quando sono a 2, quando la richiesta è sul B2 C1, okay? Quindi dobbiamo anche pararci su queste aspettative. Terzo esame molto riconosciuto, soprattutto diciamo, popolarmente nella parte USA, non è così veritiera come cosa, nel senso che il matching è al 98% anche su UK, stessa cosa anche per l'IELTS, quindi di solito vengono riconosciute alla stessa maniera, erogato da ETS, un'azienda esterna alla British Council. Anche questo interessante perché si può ottenere sia online che in presenza il TOEFL IBT. Adesso praticamente quasi sempre online, anche questo dalle 3 alle 4 ore, stessa modalità, ma il punteggio è tra 0 e 120, ok? Quindi ovviamente anche qua bisogna tararsi sul minimo indispensabile che si attesta sui 90. Okay? Quindi anche questo, se so di essere a 2, è inutile che lo provi a passare, non c'è motivazione. Questi sono le tre certificazioni più popolari, ripeto, tutte e tre alla stessa maniera, veramente molto specifiche e riconosciute sia da aziende che da università, quindi dipende molto appunto la lista, magari soprattutto le università propongono una lista di esami di certificazioni internazionali che loro garantiscono nel passaggio, in base a quello ovviamente ci tariamo. E come dicevo, premessa che ho appena fatto, è importante scegliere la certificazione più adatta. Quindi andiamo all'università, alla segreteria e chiediamo i requisiti per poter accedere alle possibili magistrali. Quindi, come dicevamo, Cambridge e IELTS sono standard appunto nella parte un pochino più del Commonwealth e il TOEFL è molto più utilizzato negli Stati Uniti. Però dovete, diciamo, giudicare statisticamente anche in base alle vostre università, barra lavorativamente parlando, che cosa si sta cercando. Lavorativamente parlando, tendenzialmente sia IELTS che TOEFL che Cambridge vanno molto bene. Università, bisogna capire se appunto una mia università richiede più l'IELTS o più TOEFL. Adesso, proprio per vedere quanto effettivamente un'esperienza all'estero, e quindi poi l'obiettivo era quello di prendere una certificazione abbia, diciamo, aiutato questa persona in particolare, che è Giada, la nostra studentessa, a fare il suo nel mondo, diciamo, dell'università, e perché appunto le serve la certificazione, ha fatto un percorso con EF per ottenere questa certificazione. Quindi diamo la parola a Giada. Ciao a tutti, io sono Giada, una studentessa universitaria di 21 anni e oggi sono qui per raccontarvi della mia esperienza con EFE a Londra dello scorso anno. Allora, comincio con il dire che l'esperienza con EFE a Londra è stata una delle esperienze più belle, più formative finora della mia carriera accademica, universitaria, ma anche dal punto di vista sicuramente umano. E ora vi spiegherò perché.
Allora, io ho deciso di partire per Londra e di stare via per 12 settimane, dato che mi ero prefissata un obiettivo ben preciso, cioè volevo conseguire la certificazione IELTS. Il mio obiettivo era quello di conseguire la certificazione per salire di livello. Io partivo già da un livello buono, cioè un B2, ma volevo arrivare a un C1 per poi fare delle application per una laurea magistrale in inglese. Quindi il mio obiettivo era ben preciso e io mi sono rivolta ai consulenti EF per capire quale fosse il percorso migliore per me e anche la durata del percorso, del mio soggiorno all'estero. E allora mi hanno consigliato di partire per 12 settimane perché mi hanno garantito un avanzamento di livello ogni 6 settimane. Quindi 12 settimane era la durata perfetta per raggiungere un C1. E come ho detto, avevo appunto grande bisogno di conseguire questa certificazione. Il programma era organizzato in modo ben preciso, cioè io seguivo delle lezioni generali di inglese e poi oltre questo seguivo delle lezioni extra quotidianamente che erano proprio specifiche per prepararsi al conseguimento della certificazione IELTS e mi esercitavo in tutte le diverse parti dell'esame, quindi da writing a reading, ma anche speaking e listening, chiaramente. E questo sicuramente mi è stato molto utile perché mi ha permesso di arrivare all'esame veramente preparata. Non solo in tutte le parti in modo specifico, ma preparata anche a gestire bene il mio tempo. Cioè ho migliorato tantissimo il mio time management e questa è una cosa che forse a volte viene data per scontato, ma in realtà è veramente fondamentale per portarsi a casa una certificazione anche con un buon punteggio. E questo veramente grazie ai miei professori a Londra è stato molto più facile, è stato molto facile migliorare questo aspetto grazie al loro aiuto. E quindi durante l'esame, quando ho conseguito effettivamente la certificazione, sono riuscita a completare in tempo tutte le parti senza andare nel panico, senza agitarmi o senza stressarmi, perché sapevo perfettamente come gestire il mio tempo. Ora, parlando un po' invece del mio soggiorno, come vi ho già detto, sono stata a Londra, in residenza. La residenza era a circa 30-40 minuti dalla scuola, che in realtà per le distanze di Londra, non è affatto tanto, anzi, in una città grande come Londra, con i mezzi pubblici ci si possono impiegare anche 2 ore per spostarsi da un punto all'altro, quindi essere a 30-40 minuti dalla scuola è molto comodo. E la scuola era bellissima, era un edificio in stile vittoriano, a pochi minuti dal London Eye. E oltre appunto alle lezioni, sia quelle generali sia quelle per l'IELTS, ho partecipato a tantissime attività diverse tra di loro, come una gita a Cambridge, una gita a Stonehenge, e poi la visita agli Harry Potter Studios, che era veramente un sogno che avevo da tantissimi anni e finalmente sono riuscita a realizzare grazie all'esperienza all'estero con EF ed è stato veramente, veramente emozionante per me che sono una grandissima fan. Last but not least, direi, uno degli aspetti più belli è stato sicuramente l'opportunità di conoscere persone da tutto il mondo, anche nazionalità che non mi sarei aspettata magari di incontrare, come persone dal Messico, dall'Argentina, dalla Corea, dal Giappone. E abbiamo avuto modo di socializzare tantissimo negli spazi comuni della residenza, piuttosto che di uscire nel tempo libero e anche e soprattutto di praticare la lingua, conversando quotidianamente. Infatti, un contesto che è così eterogeneo e internazionale, ti permette sicuramente di diventare più open-minded e di accrescere tutte le skills linguistiche in maniera unica, perché pratichi inglese ogni giorno, pratichi la speaking ogni giorno senza neanche rendertene conto. E questo mi è stato chiaramente molto utile anche per l'IELTS, oltre che per la mia conoscenza della lingua. Io posso dire che sono veramente soddisfatta di questa esperienza perché sono riuscita a raggiungere il mio obiettivo, quindi a prendere un punteggio finale di 8 su 9, perché ogni parte dell'IELTS è su un massimo di 9 e io overall, quindi la media delle 4 parti, è stata un 8, che corrisponde esattamente a quello di cui avevo bisogno, quindi un C1. Ma oltre questo è stata una bellissima esperienza perché ho costruito veramente delle amicizie e dei rapporti interpersonali che porterò sempre
con me e ho conosciuto delle persone su cui potrò sempre contare, con cui sono ancora in contatto e che spero vivamente di rivedere un giorno. E con questo io vi saluto e spero che la mia testimonianza possa esservi utile. Abbiamo parlato di livelli, no? Torniamo a parlare di quello che sono i livelli e uno magari, prima dicevo, è importante sapere che livello siamo, poiché è inutile fare un IELTS se non abbiamo il livello per poter passare all'interno delle università o dei lavori. Quindi, ripeto, come fare e come capire che livello siamo? C'è chi più o meno lo sa e c'è chi invece ha bisogno di farlo. Come vi aiutiamo noi di EFE? Il nostro EFSET. L'EFSET è diciamo una manna dal cielo da questo punto di vista, è tra l'altro un test totalmente gratuito e grazie, diciamo, al punteggio invece riferito sull'EFSET possiamo capire che tipo di livello siamo. Un livello di diciamo degno per poter passare a queste certificazioni internazionali è tra 51 nel 60 e 61 nel 70 per quanto riguarda l'EFSET. Che cos'è esattamente appunto l'EFSET? Su LinkedIn è uno dei certificati più ricercati. Noi non siamo un ente certificatore, EFSET non è un ente certificatore, ma un ente formatore, ma a livello diciamo anche di studi rispetto alle università. È stato proprio comparato su quelli che sono il quadro comune europeo. Quindi aggiungendo per esempio LinkedIn to EFSET hai addirittura 6 visite in più del tuo profilo, quindi vuol dire che è tanto importante quanto un possibile certificato, nel senso che inserire all'interno del tuo curriculum un EFSET e magari addirittura una certificazione internazionale aumenta più del doppio la possibilità di essere scelti per un'azienda. È completamente gratuito e ti dà appunto la possibilità di dire: perfetto, parto da questo livello e voglio ottenere quel tipo di livello. Quindi so benissimo su di EFSET che tipo di livello ho e da lì posso procedere e progredire per il livello che invece voglio ottenere. Come possiamo aiutarti noi? Questo è uno strumento. Noi possiamo avere altri strumenti ancora, perché non basta ovviamente fare l'EFSET e aspettare che il mondo venga a me, ma iniziare a prepararsi. Il primo passaggio che faccio è fare l'EFSET, capire che livello sono e finalmente dire: perfetto, so di essere a questo livello e a questo punto il mio obiettivo è fare un IELTS TOEFL e passarlo minimo col C1. Questo è quello che mi potrei mettere in testa di ottenere. Come fare? Quale modo migliore per andare, diciamo, per fare un'esperienza all'estero che sia di full immersion e prepararsi per questi tipi di esami? EFE offre questo tipo di preparazioni, durano tra le 6 e le 8 settimane, perché ovviamente è un tempo necessario e minimo per garantire anche il passaggio. Qua si parla anche di TOEIC, piccolo excursus, anche il TOEIC, visto che spesso fanno domande anche sul TOEIC, è un esame molto simile al TOEFL, erogato dalla stessa azienda del TOEFL, l'ETS, viene di solito richiesto intanto abbastanza in Italia, architettura e ingegneria è uno degli esami abbastanza richiesti, quindi un pochino più sulla communication e sul design, insomma, questa parte qui. Chiuso parentesi. E dopodiché, appunto, quello che andiamo a fare è prepararci minimo 6-8 settimane a fare questo esame. Perché una preparazione così lunga? La motivazione è legata al fatto che sono esami che portano a uno stress abbastanza alto, perché hai un tempo molto ristretto per fare un esame molto ampio, ok? Quindi cosa andiamo a fare noi di EFE? Ti prepariamo veramente anche quasi psicologicamente ad affrontare uno stress del genere, è una pressione, più che altro appunto oraria. Quindi per quello andiamo a lavorare veramente su tutti i piani, non soltanto linguistici, ma anche appunto come proprio le lezioni si chiamano exam preparation e non sono solo legati a
come si affronta questa determinata cosa, ma sono delle simulazioni anche di tempo, si fanno veramente molte prove per giudicare un pochino come riusciamo noi a gestire questo tempo. Quindi questo è veramente il minimo per poter garantire un passaggio, perché comunque il nostro obiettivo finale è quello poi di tornare a casa nel caso di IELTS, TOEFL e TOEIC, oppure decidere di fare un intake date sul Cambridge e quindi fare un percorso con noi e addirittura finalizzarlo con un esame nei luoghi in cui ci sono le date di rilascio proprio del Cambridge, ok? Ad esempio Oxford, ad esempio Cambridge, si scelgono delle date definite, in cui si può addirittura fare l'esame in loco, ok? Invece IELTS, TOEFL e TOEIC, la preparazione avviene all'estero, nei luoghi in cui andiamo poi ad esplorare, e una volta, diciamo, tornati a casa, si fa questo belli freschi dall'inglese, si fanno queste certificazioni. È fondamentale prepararsi, chiaramente, ed è molto meglio farlo all'estero perché non soltanto noi andiamo a specializzare sulle certificazioni in particolare, ma ovviamente tutto l'inglese in generale viene toccato da questo. Se uno fa un corso in loco, diventa, diciamo, uno spreco di tempo semplicemente perché dopo la lezione uno esce e parla italiano. Invece un'esperienza all'estero congiunta al dire ho un obiettivo specifico, che non è solo quello di imparare l'inglese, ma di propormi per una certificazione internazionale, sicuramente è fondamentale avere una full immersion. Quindi in questo EF ti può sicuramente aiutare, dato che ci occupiamo di vacanze, studio e soggiorni linguistici. Come andiamo, appunto, quale destinazione possiamo proporre? Ovviamente noi consulenti andiamo a specializzarci in quello che voi ci state chiedendo, è un'esigenza vostra, ok? Noi andiamo a studiare un pochino il vostro profilo, quello che state cercando, perché volete fare una certificazione. Avete un livello abbastanza alto per potervi proporre per quella certificazione? Perché noi abbiamo passato il livello nelle 6 settimane, ma se parti da un A1 è impossibile che tu in 6 settimane possa arrivare a un B2, che abbiamo detto che è il minimo per anche soltanto proporsi per questi tipi di esami. Quindi andiamo prima a fare una consulenza per capire da che tipo di livello si parte. Se si parte da un avanzato B2, allora siamo sì pronti per dire perfetto, allora possiamo fare una bella preparazione. Una preparazione, per esempio, Cambridge, che viene organizzata a Miami, Cambridge, Londra, e appunto addirittura viene poi fatto in alcune date l'esame. L'IELTS è un pochino più diffuso invece nelle nostre scuole UK, come Bristol e Londra, che sono, diciamo, hanno un focus molto accademico, e la preparazione TOEFL sia USA che Canada, New York, Toronto, insomma, chi ne ha più ne metta. Le nostre destinazioni sono davvero tantissime, quindi in realtà andiamo anche a scegliere in base sicuramente al vostro profiling, a livello che focus accademico avete, ma anche sicuramente se avete delle destinazioni in particolare che vi piacciono, proprio perché ce lo possiamo permettere, nel senso che abbiamo davvero che tutte le nostre destinazioni fanno la preparazione a questa certificazione, andiamo a scegliere anche in base alle vostre volontà. E questo, secondo me, è quello che è l'importanza del vostro percorso, perché noi vi diamo la possibilità sia di scegliere un'esperienza all'estero, ma sia di scegliere la vostra destinazione preferita e nello stesso momento comunque andare dritti per un obiettivo, che è quello vostro, superare della certificazione linguistica. Abbiamo sentito l'esperienza di Giada, sicuramente vanno incanalate queste richieste e va capito appunto che tipo di esperienza voi volete fare e che bisogni e esigenze avete. C'è chi fa un 4x4 abbastanza tutto, nel senso che si può partire anche nel breve termine, nel breve periodo. Ovviamente, se volete partire con noi, basta appunto contattarci. E anche se volete veramente partire a fine marzo, aprile, noi siamo disponibili. Se c'è posto e voi volete fare questo tipo di esperienza per arrivare a una certificazione, perché per giugno vi serve, noi siamo sempre disponibili. Okay, quindi questo è fondamentale e ci basiamo principalmente sulle vostre esigenze. Per oggi, diciamo, per quanto riguarda le certificazioni internazionali, è tutto. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!